tutti, farmer d'Italia. Come vedete, sono ritornato dopo qualche mese, purtroppo di d'assenza sul canale. Purtroppo lavorare e sistemare un campo e continuare a fare video era assolutamente infattibile, soprattutto per le mie energie, soprattutto perché qua il lavoro al podere era davvero tanto. Ora vi farò vedere qualche cambiamento totale. Uno, non ci sono più i rovi, non ci sono più le piante, abbiamo trasformato quasi tutto a terreno. È stato un lavoro veramente duro. Io non pensavo che i rovi fossero così resistenti e così duri da comunque sradicare da un terreno. Tempo, infatti, 2 mesi da quando li ho tolti, stavano già rinascendo, quindi è stato proprio un lavoro veramente duro e faticoso. La seconda difficoltà molto grossa era la sporcizia, che purtroppo, come vi facevo già vedere l'ultima volta, c'era e c'è ancora un pochino nel campo. Abbiamo trovato di tutto e di più. Cosa vuol dire? Per darvi qualche dato, abbiamo, scusate ma è pieno di buche, abbiamo più o meno buttato via quasi 20 quintali di ferro. Sembra poco, ma è davvero tantissimo. C'era di tutto, di più, lamiere, pezzi di ferro di vario tipo, inspiegabili. Purtroppo questo qua è lo stato: quando viene abbandonato un campo, la gente abbandona di tutto di più. Non vi dico i water che abbiamo trovato all'interno, e vi ricordo che siamo in un'area protetta. Immaginate dove non sono aree protette, che effetto. E soprattutto la sporcizia, quindi stiamo parlando di plastica o altro, insomma un vero schifo. È stata una grandissima impresa, però siamo a buonissimo punto. Stiamo preparando il tutto per avviarci comunque verso, spero io, quest'estate, avere un orto serio, un frutteto serio, e quindi portare quei progetti che sembravano così semplici da mettere in piedi e mostrarvi. Anche la scelta, appunto, di prendere una nuova fotocamera in modo tale da facilitare i video. Sembra una cavolata, però con la mia vecchia telecamera bellissima, reflex o altro, non aveva il display che si ruotava, e questo rendeva davvero macchinoso fare anche un qualunque video, perché purtroppo sono da solo a girare video, e quindi era non impossibile, perché nulla è impossibile quando si vuole, però è veramente difficoltoso. Appunto, ho preso questa telecamera con questo obiettivo: riuscire a farvi sempre più video, sperando di riuscirne a fare uno a settimana. Ora vi farei vedere 2-3 cosucce che abbiamo fatto. Ho approfittato anche in questo periodo per testare vari macchinari, quindi stiamo parlando di decespugliatori, motosighe, rastrelli, pale. Insomma, usciranno un po' di video con qualche consiglio all'acquisto. Io ero proprio neofita, voi sapete che sono proprio neofita di questo mestiere, che è quello dell'agricoltore, contadino, come facevano i nostri nonni. Ci vuole purtroppo una conoscenza grandissima, perché la terra giustamente richiede, come in tutte le cose, una grande cultura. Nulla è al caso. Ecco, quindi vi mostrerei appunto un po' di... appunto come è stato trasformato il terreno. Vi auguro un buon Natale, perché tra qualche giorno sarà Natale, e vi rimando al prossimo video. Ecco, vi ringrazio soprattutto dei commenti. Vi chiedo di commentare sempre più, anche per stimolarmi a fare sempre più video e giustamente darvi lo spazio che meritate. Quindi vi rimando alla nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti, al nostro profilo sia in Instagram che in Telegram, e soprattutto per gli aggiornamenti. E niente, al prossimo video.